Fa un po' strano dirlo, ma ufficialmente da questo momento sono sia dottore in ingegneria che youtuber. Youtuber che ha fatto un film ed è su Sky. Fermi, procediamo con ordine. La domanda da cui nasce tutto quanto è necessario laurearsi per creare contenuti online? Certo che no. Ma è importante farlo? Secondo me sì. Ora vi spiego. Oggi mi laureo e vi porto con me. Se siete curiosi di vedere come ci si laurea a San Marino, rimanete sintonizzati. Comunque, sarà qualcosa di molto interessante e ci divertiremo soprattutto. Sei contenta? Sei fiera? Fierissima. Salve padre. Andiamo. Devo dire che come emozioni mi sento un po' come l'orale di maturità. Gasato, ci divertiamo. Sarà molto interessante, una cosa divertente. Si va in scena. Come vado dentro, espongo, giusto? Espongo e poi ci si veste e... Ok, tocca a me, adesso mi preparo e vado, cerco di registrare qualcosina. Ok, buongiorno a tutti, oggi vi presento la mia tesi di laurea dal titolo Studio dell'impatto economico ambientale della mobilità elettrica nella Repubblica di San Marino. Grazie a tutti. Alt, fermo un attimo. L'anno scorso... Ci tenevo soltanto a farvi notare che nella mia tesi di laurea sono riuscito ad inserire uno dei video che ho fatto qui su YouTube l'anno scorso. Figo, no? L'economia circolare è basata sulla politica... È stato divertente, dico la verità, è stato molto divertente. Adesso ci vestiamo da pinguini e andiamo a fare la prossima... Complimenti. Grazie, grazie. E là su YouTube? Ma tanto va bene. Vai. Grazie mille, uomo. Ah, l'esultanza è perché ho preso 107, che è il minimo per la borsa di studio. E vai. E andiamo! Grazie mille. E andiamo. Dovete sapere che dopo il film, con la laurea, ho raggiunto il secondo grande obiettivo che mi ero posto ad inizio anno. Sono molto contento di potervi raccontare ora i traguardi raggiunti, ma non è stato per niente facile e se penso a solo 2 anni fa mi vengono i brividi. Ve l'ho raccontato in un video recente, ma non avevo mezza idea di cosa volessi fare, non passavo neanche un esame all'università, è stato difficile. Ma in questi 2 anni, a testa bassa, ho lavorato sodo, seguendo queste 2 strade parallele apparentemente. Laurea e lavoro, che poi in realtà è una passione. Sarò sincero, è stata veramente dura. Per cercare di seguire entrambe le 2 strade ho messo tantissimo tempo, impegno, fatica, tanti sacrifici. E giustamente voi potreste chiedermi il perché. Chi me l'ha fatto fare? Avrei potuto benissimo vivere con i miei video, invece ho deciso di sacrificarmi tanto. Ecco, vorrei che ascoltiate bene quello che ho da dirvi. Prima però voglio raccontarvi una cosa bellissima, ma altrettanto importante per la nostra storia. Adesso che ci penso, in quel periodo difficile di 2 anni fa c'è stato anche un lato positivo. Infatti è nato il gruppo chiamato Generazione Peggiore, dove io e altri piccoli creator ci siamo riuniti per scambiarci idee e crescere insieme. Beh, devo ammetterlo, quei ragazzi un pochino stravaganti sono diventati miei amici e ho deciso di invitarli alla mia festa di laurea. È stato divertente. Ciao, raga.
La verità è questa, non importa quanto sia impegnativo, la fatica viene sempre ripagata. E siamo sinceri, quanto è bello poi quando ci si ritrova con le persone a cui vuoi bene e si festeggia tutti insieme. Ora rispondo alla grande domanda di questo video e vi risponderò con le parole che mi hanno sempre ripetuto i miei genitori, sperando che possano ispirarvi quanto hanno ispirato me, perché in realtà è questo che voglio fare con i miei video, studiare rende liberi. Se voi nutrite il vostro cervello, in qualsiasi modo, non per forza con l'università, avrete sempre più strumenti da utilizzare nella vostra vita, potrete fare ciò che vorrete. Con la conoscenza potete andare ovunque, non siete costretti al piccolo, potete sognare in grande. Fidatevi di un patacca, studiate e divertitevi, non c'è nulla di inutile, non c'è materia inutile, tutto allena il vostro cervello e con quello e l'atteggiamento giusto andrete dove vorrete. Avete un sogno? Ci credete? Vi fate un culo così perché non ve lo regala nessuno e ci andate, basta. Signori, con tantissimo orgoglio vi comunico che ce l'abbiamo fatta, il film Brian, la corsa di una vita, che avete seguito nei miei profili, è ufficialmente sbarcato su Sky, lo trovate su Sky On Demand, guardatelo come volete, però sono veramente contento, devo ringraziare ancora una volta tutti quanti. E direi che con questo traguardo chiudiamo in bellezza il 2022. Io vi confesso che in realtà non ho finito di studiare, perché infatti ho iniziato il corso di laurea magistrale, ma per chi mi segue questo lo sa già, però vorrei dire una cosa, direi che il 2022 è stato e può essere considerato un successo. Come ho fatto l'anno scorso, come in realtà faccio ogni anno, lancio l'obiettivo, lancio una sfida a me stesso, il 2023 dovrà essere ancora migliore del 2022, vediamo cosa succederà. Quindi direi di iscrivervi al canale così potrete seguire le mie prossime avventure e chissà, quest'anno abbiamo fatto un film, ci siamo laureati, l'anno prossimo, boh. Comunque sia, sinceramente, grazie a tutti.